Diciamo. Assessore, allora ieri in Consiglio Comunale è stata votata la variante, approvata la variante che dà un po' più il via in maniera concreta all'operazione Don Tonucci, quindi si incominciano a delineare i contorni di questa vicenda. Sì, siamo ad un buon punto, quindi sia col passaggio di ieri sera in Consiglio Comunale che consente anche di procedere con il rogito e quindi la messa a punto del progetto di ristrutturazione della struttura stessa è già pronto, ovviamente deve essere pianificato nelle varie tappe anche dei lavori. Ovviamente questo è un percorso sulla quale tanto si è parlato, proprio immaginando il peggio, mi sento di dire anche per rasserenare gli animi degli ospiti che non sarà così, perché andremo sicuramente a cercare, e le stiamo trovando tra l'altro, i gestori ce le stanno proponendo e poi noi le proporremo loro soluzioni migliorative rispetto all'attuale, anche perché ovviamente portare altri 80 posti di RSA e cure intermedie, RP demenze a Fano significa dare una risposta molto importante e quindi questo io credo meriti un'attenzione molto alta e allo stesso tempo merita comunque la giusta attenzione anche chi oggi è al Don Tonucci ma andrà in una struttura che avrà le stesse caratteristiche. Oggi da qui abbiamo un anno e mezzo di tempo, abbiamo già individuato alcune soluzioni che ci hanno proposto. Questa diventerà sicuramente la risposta del futuro, non solo per chi oggi ha già fatto esperienza di casa albergo, ma anche per molte altre persone anziane sole che stanno chiedendo soluzioni di questo tipo. E quindi anche su questo fronte, come politiche sociali e di risposta dei servizi per gli anziani, noi come comuni ci stiamo adoperando.